Benvenuti, io sono Enrico Garimberti, sono direttore del sito acam.it che dal 2000 ormai si occupa di archeologia e misteri, dove per archeologia e misteri si intende archeologia e misteri, nel senso archeologia sotto tutti i punti di vista, finalmente, poi vi spiegherò perché anche dal punto di vista scientifico, se vogliamo, e misteri perché approfondisce, cerca di approfondire con molta umiltà e terra a terra tutte quelle che sono le tematiche legate ai misteri, quindi dalle antiche conoscenze, le antiche civiltà, manufatti di incerta datazione, fino ad arrivare, passando attraverso mitologia, leggende, spiritualità, insomma, per arrivare a cercare di fare un po' una ricongiunzione di tutta quella che è la cultura e la storia umana che nei secoli si è frammentata, lo sappiamo benissimo, e che soltanto riportata ad una certa forma di unitarietà e di unità anche multidisciplinare potrà consentire poi di dirci qualcosa di più sull'umanità e sull'uomo, sia a livello storico sia a livello prospettico. Perché questo? Perché da sempre l'umanità si interroga su tre fondamentali quesiti, che sono: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. È detto e ridetto, quindi vi chiedo scusa se nella trattazione sarò ridondante e ripetitivo, ma sono questioni che sono un po' il nostro cuore, quindi per forza le citerò, per forza le affronterò. ACAM è questo, rubo 2 minuti per presentarvelo per chi non lo conoscesse. È un portale internet che c'è dal 2000, ovviamente si è rinnovato grazie alle nuove tecnologie. Tra l'altro siamo anche in diretta sperimentale su Facebook stasera, non so cosa vedranno i nostri amici, però ci stiamo provando, poi vedremo il risultato finito. È un sito che così vedete soltanto la parte alta del sito, però potete vedere le nostre sezioni: archeologia e storia, archeologia misteriosa, civiltà enigmatiche, progetto Genesi, UFO dossier, scienza dell'assurdo, miti e leggende, misteri umani, entronauta, Nostradamus, astrologia, Prometeo, piramidi di Bosnia. C'è una sezione TV, una sezione video, una sezione recensione libri, una sezione news e una sezione che si fa fatica a far decollare, ma sto cercando di far decollare, che è Acam Life, che è invece un discorso più generale legato alla terra, legato agli stili di vita più sostenibili, diciamo, rispetto al passato. È possibile collaborare, quindi chi di voi, sicuramente qualcuno di voi è appassionato o magari ne sa anche più di me su certi argomenti, è ben accetto per dare il suo contributo a livello di articoli o podcast o video per riempire questo portale, che ormai conta all'incirca 500 pagine e in un anno viene visitato da 2 milioni e 500 mila persone, quindi diciamo che è un po' il punto di riferimento per quanto riguarda le scienze di frontiera. La ricerca oltre il confine, ho scritto, questo perché? Perché chi fa ricerca tende sempre a vedersi di due fazioni diverse, come Guelfi e Ghibellini. Lo dico davanti alla nostra medievista. Perché questo? Perché ci sono i cosiddetti scienziati, gli archeologi o comunque gli scienziati delle scienze scientifiche, che si pongono in un contesto, in un ambiente e a volte anche su un certo piedistallo, non me ne voglia, e dall'altra parte ci sono invece alcuni che si pongono non su un piedistallo ma su un'astronave e vedono tutto da un'ottica completamente diametralmente opposta. Cosa fa ACAM? ACAM è dal 2000 che ci prova e finalmente, grazie a questa persona, ci sta riuscendo. Vuole unire questi due settori, vuole cercare di unire i ricercatori che si ritengono e sono titolati per essere definiti ricercatori, perché sono dottori, archeologi e quant'altro, vuole unirli in collaborazione, non dico in collaborazione inteso come in mescolamento, ma in collaborazione fattiva con chi invece si sente più libero, proprio perché non appartiene a nessun ambiente particolare o perché semplicemente ha tanta fantasia, si sente più libero di fantasticare su argomenti che magari la scienza o l'archeologia tende a non voler approfondire. E quello che fa cos'è? È dare suggestioni
che si riassumono semplicemente dicendo che noi poniamo domande, non diamo risposte. Ecco perché chi su internet va a cercare risposte molto, molto nette su argomenti che netti non sono e che di risposte nette non ne possono avere, su Akam non le trova. Trova, se va a cercare Atlantide, le 6, 7, 8 teorie che ci sono che riguardano Atlantide. È una specie di Wikipedia, una specie di enciclopedia dove ognuno può trovare vari spunti e poi costruirsi la sua personale visione, perché quello che ho fatto io nel 2000, quando ero 16 anni più giovane rispetto ad adesso, avevo 20 anni, anzi 21 perché sono 37, e cercavo informazioni sui misteri, ma trovavo sempre gli stessi quattro articoli copiati e incollati. Allora è nata questa idea e i numeri, come dicevo, aiutano in questo. Oggi siamo qui per parlare, come dicevo, di simboli, archetipi, tradizioni e talismani. Sono tutte parole chiave, sono tutte parole che ognuna per sé riempirebbe una settimana di trattazioni con un fior fiore di esperti e quant'altro. Cercheremo però di fare un rapido excursus e darvi delle suggestioni per quanto riguarda l'argomento simbolo. Ho deciso, no, quindi sto facendo vedere qualcosa di successivo. Scusate perché, ok, sto un computer che monta ancora vecchi programmi. Come funziona la mente umana? Ho voluto iniziare da qui per il semplice fatto che quando si va a parlare, e mi siedo, di simboli, archetipi, talismani e comunque tutto quello che ha a che fare con una sfera, se vogliamo, logica, illogica, razionale, irrazionale ed emozionale, ovviamente si va a entrare nell'ambito e nel settore della mente umana. Ci sono ovviamente due emisferi che convivono in ognuno di noi, l'emisfero maschile e l'emisfero femminile. In ognuno di noi è più o meno preponderante, al di là della sessualità, però è più o meno preponderante una certa predisposizione per la forma mentis maschile o la forma mentis femminile. L'emisfero maschile ragiona soprattutto per parole e numeri, quindi diciamo più di razionalità, di calcolo, mentre l'emisfero femminile lavora più per immagini, simboli e quindi emozioni. Questo cosa significa? Che ovviamente in ognuno di noi convivono entrambi questi aspetti, però nella società che sono passate dall'essere matriarcali nella preistoria, quindi nell'epoca paleolitica, neolitica, a diventare gradualmente matrilineari, secondo la studiosa Jean Butas, e arrivare poi a patriarcali quando c'è stato l'avvento dei metalli, che ha trasformato popolazioni, diciamo, pressoché raccoglitori, allevatori, insomma abbastanza legati ai cicli naturali e, se vogliamo, in un termine che io non uso mai, però secondo quello che è oggi comune sentire, primitivi. Con l'avvento dei metalli ovviamente c'è stato l'affinamento della tecnica di caccia, che ha poi prodotto le armi, e quindi poi sapete che le armi hanno prodotto tutto quello che stiamo vivendo oggi. Oggi effettivamente c'è un eccesso di questo emisfero maschile, quindi c'è un eccesso di energia maschile che si traduce in autoritarismi, guerre e eccessiva razionalità, calcolo, e lo si vede anche nelle scienze dove, parlo da appassionato di Socrate, c'è un approccio troppo, se vogliamo, calcolatore oggi, e troppo poco spirituale, dove per spirituale non per forza si entra nell'ambito della religione, ma si entra nell'ambito dell'emisfero femminile. Quindi per me lo spirituale sono anche immagini e simboli. Quindi in realtà molti lo vedono come opposti, ma in questo abbiamo parlato di simboli, questo è il simbolo forse più famoso che ci viene dall'Oriente, c'è la perfetta commistione, la perfetta fusione e collaborazione
di questi due complementari, sono opposti, nel senso che sono bianco e nero, luce e ombra, maschio e femmina e quant'altro, però come vedete nel nero c'è il bianco e nel bianco c'è il nero, quindi questo è uno dei simboli veramente più complessi, secondo me, se non è il più complesso che sia stato veramente elaborato dalla nostra cultura, dalla mente umana. Che cos'è un simbolo? Io ho avuto la fortuna nel 2001, non mi ricordo, scusatemi, quando passano gli anni poi ci si dimentica anche gli anni, di incontrare una persona casualmente, anche se io il caso non, come immagino voi, non lo concepisco, parlo più di sincronicità, sincrodestino, eccetera, eccetera, o caso intelligente, come volete voi, di trovarmi a Roma per una mostra e incontrare, senza saperlo, un personaggio che poi ho scoperto chiamarsi Lorenzo Stunig, che poi ho scoperto avere un centro di ricerca importantissimo legato all'oniromanzia, legato allo studio degli arcani, degli specchi, dei simboli, e ho avuto la fortuna, ancora prima di sapere chi fosse, di trovarmi nella sua caverna di Platone, che era il nome di questa antica sede della prima edizione del Rugantino, dove lui aveva fatto la sua base di ricerca personale. Lorenzo Stuni era sicuramente un metafisico, purtroppo ci ha lasciato da poco, ecco perché parlo al passato, e ha lavorato tanto con gli specchi a livello internazionale, perché lui, pensate, che prendeva la superficie dello specchio e con delle punte di diamante riusciva a incidere dei simboli, degli arcani, delle figure particolari che, siccome la superficie riflettente dello specchio è a un millimetro più in profondità rispetto al vetro che noi vediamo, creavano un effetto tridimensionale. Lui attraverso questi specchi ha lavorato con le chimere, ha lavorato con gli arcani e ha lavorato con gli archetipi, raggiungendo livelli veramente interessanti, e ci sono libri scritti da lui che vi invito veramente a leggere col cuore. Lui cosa diceva del simbolo? Il simbolo è la massima energia nella minima forma, la massima luce nella minima ombra, la massima unità nella minima dispersione. Lo sappiamo tutti il potere di un simbolo, oggi noi usiamo dei simboli abbastanza, fa sorridere se lo dico, però sono dei simboli molto potenti. Il pollice verso l'alto di Facebook è un simbolo molto potente che oggi si utilizza, o gli smile per indicare le emoticon, per indicare le emozioni. Qual è lo scopo in termini banali di un simbolo? Quello di sintetizzare tutto un insieme di parole ed emozioni. Ecco perché la massima energia nella minima forma, inteso ovviamente più a livelli alti, ovviamente non si parla di social network, ma si parla di arcani, archetipi e simboli di una certa valenza che poi vediamo, la massima luce nella minima ombra, la massima unità nella minima dispersione, proprio perché riescono a riunificare tanti elementi diversi. Lo stesso Lorenzo Stuni diceva che i simboli agiscono da e per, attraverso la mente dell'universo, la mente di Dio, la mente dell'uomo, in quel gioco di microcosmo e macrocosmo che adesso vi vorrei mostrare in un video che fortunatamente ho visto, perché i social network non sono solo cose negative ma anche positive, dipende da come si usano, e vi faccio vedere questo video. Si parte dall'immagine di una ragazza e si va verso l'alto. È veramente molto suggestivo questo video. Ovviamente mano a mano che ci si allontana si vedono gli spazi che si restringono. Pian pianino si arriva a vedere lo stato in cui si trova quella ragazza, poi si va su, siamo già nello spazio, la Terra, la Luna. Ci si allarga, vedete che c'è anche una scala di dimensioni in basso, quindi 100 milioni di chilometri, 1 miliardo di chilometri, 10 miliardi di chilometri, 100 miliardi di chilometri, 1 trilione di chilometri, sempre più lontani, un anno luce, e questa è l'immagine che noi vediamo, 10 anni luce. Semplicemente allontanandoci
da quella ragazza che vedevamo all'inizio. 10.000 anni luce. Guardate come tutto si fa piccolo, come tutto si fa. Se poi noi pensiamo che siamo lì sdraiati, veramente ci viene un senso di smarrimento non indifferente. Un miliardo di anni luce si arriva quasi a quella che sembra una rete neuronale. E adesso torniamo giù velocemente. Torniamo dalla nostra ragazza che era sdraiata al sole. Dà anche un senso particolare di precipitare. Stiamo tornando sulla Terra dopo questo viaggio di migliaia di anni luce e andiamo a vedere cosa succede se dal macrocosmo, quindi dal grande, noi attraverso l'occhio di quella ragazza che guardava il cielo proviamo a entrare all'interno. La pupilla è l'iride. Andiamo sempre più nel piccolo, sempre più nel piccolo, all'interno delle stesse cellule. Ok, sì, buonanotte. Vediamo se riusciamo a vedere bene, perché se no ci perdiamo lo spettacolo. Siamo sempre più nel piccolo, eh? Non ci stiamo allontanando dalla ragazza, stiamo entrando all'interno delle molecole dell'occhio di questa ragazza. Se non chiedetemi di tradurre che cosa siano quelle misure, perché qua ci vuole mio fratello che è ingegnere per dirvelo eventualmente, io non. Siamo arrivati al quark, ai livelli quasi della fisica quantistica, e questo è all'interno di un occhio. Avete visto delle somiglianze tra quello che c'è nell'infinitamente grande e quello che c'è nell'infinitesimamente piccolo? Questo video mi ha colpito subito perché veramente parla più di mille parole, parla più di mille immagini e quindi non poteva che essere un video adatto proprio per mostrare tutto questo. Vediamo se riesco a tornare. Ok. I simboli io li vedo, siccome io sono un musicista e cantante, ci sono qua i miei carissimi amici che con me hanno fatto tanti spettacoli, io i simboli li vedo anche nei suoni, anche un suono secondo me è un simbolo, perché alla fine lo scopo di un simbolo qual è? È quello di colpire l'emozione a livello intenso e di scatenare dentro di noi qualcosa che va al di là della nostra stessa comprensione. Quello che vedete qui è uno dei bellissimi disegni su sabbia che realizzano le tribù native americane dei Navajo e dei Pueblo. Ricordano anche i mandala indiani, se vogliamo, la forma è sempre quella, c'è un cerchio con all'interno una figura. Secondo le culture sciamaniche che sono di tutto il mondo, quindi non soltanto americano, ovviamente lo sciamanesimo è vivo ancora oggi, l'utilizzo di immagini, soprattutto se associate a canti e suoni e musiche, ha lo scopo di guarire e allungare la vita, quindi molte volte per lo stesso viaggio intradimensionale, per lo stesso viaggio mistico che gli sciamani utilizzano per entrare in contatto con gli esseri superiori, vengono utilizzate queste figure. Viene ricreato più o meno il cosmo in miniatura con un equilibrio, come abbiamo visto prima per il Tao, di forze diverse. Anche qui stupisce come la ritualità sia molto simile in tutto il mondo, in quanto anche per i druidi europei la ritualità è sempre associata comunque alle figure geometriche, soprattutto al cerchio, il cerchio che viene aperto in una direzione e viene percorso a seconda della ritualità che si vuole compiere. Per i nativi americani appunto è l'arte che è un elemento della vita, non tanto come un qualcosa bello da vedere, quindi non è l'arte fine a se stessa come un qualcosa a cui mettere il famoso mi piace come dicevo prima, ma tutte queste pitture che vengono realizzate e poi ovviamente cancellate perché sono personali,
hanno quasi sempre una struttura circolare e il lato che guarda verso est viene sempre lasciato aperto, proprio come nelle culture europee, tant'è che il druidismo moderno, il neodruidismo, comunque il druidismo e le culture che si chiamano, a me non piace il termine neopagano perché quando penso ai neri mi viene in mente Bruno Vespa, però questo nuovo paganesimo che avanza ha delle similitudini in tutto il mondo, quindi anche questo ha a che fare con quello che poi vedremo essere il significato di archetipi. Beatrice, se mi allungo, dimmelo. Allora, quello che vi faccio vedere qui, siccome, ripeto, io aprirò tante parentesi, io non faccio molte conferenze perché non mi sento uno di quelli che ha voglia di insegnare nulla a nessuno, perché qui tra me c'è qualcuno che potrebbe dirmi tante cose che non so. Mi piace fare conferenze per creare e condividere delle suggestioni. Un'altra suggestione è questa. L'ideogramma utilizzato in Cina per descrivere, per dire musica, è quello che vedete alla vostra sinistra. Quello che vedete sulla destra, che è la stessa cosa con due disegnini, scusate i termini, in più, significa medicina. Quindi medicina ha la stessa radice di musica, e questo, detto da un musicista, vi posso confermare che è vero. Il suono, perché è così importante la musica? Perché dicevo che anche i suoni, secondo me, sono simboli? Perché le nostre culture derivano tutte da un unico ceppo originario, che era il ceppo indoeuropeo. Il sanscrito, che secondo gli induisti comunque è la lingua che tuttora parlano le divinità che vivono i mondi superiori, è la base di tutte le lingue conosciute, perché da una base indoeuropea poi i popoli si sono diramati a est e a ovest e hanno colonizzato il pianeta. Il mantra, faccio un po' dei salti da gigante, ma perché non voglio allungarmi troppo, perché voglio davvero lasciarvi tante cose che poi si dimentino e vi portino non solo su H ma ad approfondire, ma che vi portino davvero ad approfondire voi stessi e magari raggiungere qualcosa in più che può dare qualcosa in più a tutti noi. Il mantra è, non so chi di voi pratica yoga, qualcuno di voi pratica yoga? Tu? Ok. Sa benissimo che il mantra è un suono, una parola, una frase, comunque un canto, se vogliamo dirlo in modo accessibile a tutti, che ripete dei suoni. Questi suoni creano una risonanza tale per cui, cosa succede? Si riesce ad, scusate se uso termini profani, ma lo faccio davvero per farmi capire a tutti, perché qua c'è gente di ogni ambiente, quindi preferisco che mi capiate tutti e chiedo scusa a chi magari è più esperto. Però permette di entrare in risonanza e di annebbiare quelle che sono le nostre facoltà più razionali, che ci pongono sul manca poco tempo, devo correre, devo scappare, devo lavorare, devo fare questo, devo fare quello, ci fanno respirare tutto qui nel petto e alla fine della giornata prendiamo le goccine perché vogliamo rilassarci. Il mantra invece ha lo scopo opposto, quello di annebbiare in modo sano, ovviamente, le funzionalità più disturbanti del nostro pensiero, che sono appunto quelle più razionali unite alle paure irrazionali, e quello di mandarci in risonanza e permetterci di svuotare la mente per poi entrare in una dimensione che anche qui in tutte le culture, io sottolineo sempre in tutte le culture perché c'è qualcosa veramente di universale che a tutti sfugge, ma che appunto siti come il nostro e tanti altri ricercatori anche più accreditati cercano, anche scienziati come Fritjof Capra ad esempio del Tao della fisica, cerchiamo di riunire in un'unica visione, ci permettono proprio di capire qualcosa di più, entrare in quella unità, in quella fusione di microcosmo e macrocosmo che dicevamo prima, perché proprio svuotandoci di tutto quello che sono le cose inutili abbiamo l'accesso alla nostra parte più creativa. Infatti mantra deriva dalle due parole man e tra,
e sono due parole che insieme significano appunto pensiero creativo che cura, che protegge e che agisce, quindi pensiero ed azione insieme. Pensate che secondo le antiche leggende ci sono anche delle città che sono invisibili all'occhio umano e che possono essere viste soltanto recitando certi determinati mantra. Quindi capite l'importanza che viene dato al suono per quanto riguarda la materia stessa, cioè quello che noi percepiamo come materia molte volte è associato al suono. Qui infatti vi faccio vedere quel discorso che sottolineavo di tutte le culture, come in tante culture, ovviamente non ve le posso dire tutte, però quelle più conosciute, vediamo stessi concetti ripetuti. Qui devo togliere perché non vedo, ok. Scusate, faccio così, ma altrimenti non si leggono le parole. Alla base della Genesi indù vi è il concetto di suono, danza, e non vi sto a leggere tutto, però pensate che alle origini, nella notte di Brahman, che è il tutto, il Dio universale, onde pulsanti di suono risvegliano e si crea un movimento che danzando costruisce qualcosa. Ecco, scusate se dico così, ma davvero non voglio leggervi quello che c'è scritto lì, però dal suono nascono dei nomi e attraverso i nomi nascono le realtà. In Egitto ci sono vari miti della creazione, quello che io personalmente preferisco è quello dell'Ubdoade, delle quattro coppie divine, è quello di Menfi, dove dice Ptah il grande è il cuore, che in Egitto era il cervello, perché il cervello sapete che veniva buttato via quando venivano mummificate le persone, il cervello veniva tolto, veniva buttato via perché non serviva a niente secondo gli egiziani, mentre invece si teneva il cuore, che per loro era il centro del pensiero, delle emozioni, di tutto quanto. Ptah il grande è il cuore e la lingua, quindi ritorna al discorso dei nomi, della parola, dell'Enneade degli dèi, lui creò gli dèi, nacque nel cuore e nacque nella lingua qualcosa nella forma di Atum. Atum, non so se a qualcuno ricorda un suono più orientale, però si avvicina, scusate se mi permetto, è una suggestione anche questa, al suono dell'Aum universale, che è proprio il primo suono dell'universo. E qui si dice che l'universo è nato grazie a cuore e lingua. San Giovanni, nel Vangelo, dice, inizia dicendo in principio c'era colui che è il Logos, Logos in greco lo sanno tutti, significa la parola, egli era con Dio, egli era Dio stesso, egli era al principio con Dio, per mezzo di lui Dio ha creato ogni cosa. Quindi ancora si ripete il concetto che la creazione deriva da un suono. Pensiero, suono, vibrazione, quindi, come dicevo prima, secondo antiche culture con i suoni si possono materializzare oggetti, con i suoni si possono spostare oggetti, con i suoni si possono fare scomparire o riapparire intere città. Abbiamo visto i mantra, apriti sesamo, l'ho scritto perché è una curiosità, non so se qualcuno di voi sa perché si dice così, ci sono varie spiegazioni per questo, una di queste è una leggenda secondo cui gli antichi sacerdoti del Medio Orientali erano in grado, attraverso l'utilizzo della voce, di far aprire le spighe di sesamo. Ecco perché da lì si dice apriti sesamo, perché è una cosa davvero che nessuno riusciva a fare se non i grandi iniziati. Il pensiero, la stessa fisica quantistica oggi sta ammettendo che condiziona la realtà, cioè noi siamo in grado con il nostro pensiero di far accadere qualcosa. Ovviamente quel qualcosa è ancora in fase di studio, perché la fisica quantistica sono anni ormai che c'è, però sapete che è una scienza che alcuni non considerano nemmeno scienza, quindi ci sono delle battaglie interne, intestine, che stanno un po' rallentando quelli che potrebbero essere gli sviluppi. Sicuramente il lavoro sui neutrini è un lavoro che ha a che fare più con la fisica quantistica che non con la fisica meccanicistica. Secondo i greci l'anima era di due tipi, c'era lo pneuma e c'era la psiche. La psiche ovviamente anche oggi lo utilizziamo per indicare il cervello, mentre lo pneuma era il respiro. La musica dell'universo,
ancora sempre musica, sempre suoni, sempre vibrazioni. Secondo l'antico sciamanesimo druidico, la musica stimolava il potere creativo sull'individuo. Addirittura in uno dei miti della creazione celtici si racconta di come esistesse un campo energetico di enorme potenzialità creativa che a un certo punto si ritirò, fino a che in una immane eruzione energetica diede vita al tutto, diede vita all'universo. Oggi, piccola parentesi, si sta studiando l'effetto inverso al Big Bang. Il Big Bang ovviamente è il grande scoppio, la creazione, che ha prodotto con sé la creazione dello spazio, la creazione dei pianeti, della materia, dell'antimateria, di tutto quello che popola l'universo, visibile e invisibile, soprattutto invisibile, perché la vera natura dell'universo è ombra, non è luce, quindi comunque capite che nell'invisibile c'è molto di più di quello che c'è nel visibile. L'opposto del Big Bang, che ha creato lo spazio e il tempo insieme nello stesso momento, perché spazio e tempo sono correlati, non vi sto ad accennare perché non ne sarei nemmeno in grado alla teoria di Einstein della relatività. L'opposto del Big Bang, che a un certo punto dovrebbe cominciare, si chiama Big Crunch. Cioè c'è un'idea dell'universo oscillante secondo cui praticamente l'universo in cicli ovviamente di durate per noi inconcepibili si espande e poi si riduce, arriva a un massimo per poi ritornare a un minimo, in quel minimo riproduce un nuovo Big Bang e si riproduce tutto quanto da capo. La cosa più suggestiva che ho preso da questa teoria è che nella fase di restrizione, quindi di ritorno all'indietro, ritirandosi lo spazio, si ritirerebbe anche il tempo. Questo fa venire mal di testa, però potrebbe essere che la nostra percezione di un tempo che va avanti, in realtà stiamo vivendo un tempo che va all'indietro. Ma ve lo lascio lì, non voglio, ripeto, come dicevo prima, dare risposte che nemmeno io ho. Però mi piace darvi queste suggestioni, se riesco anche magari a darle, lo dico io. Ok, questo è la danza di Shiva. Vi sto facendo venire mal di testa? No. Ok, va bene. No, altrimenti prendevo la chitarra e vi facevo un intermezzo musicale. Ma tu hai fatto il musical sabato scorso a Sì, sono io. Ho sono. Detto, ma non è sono io, sono io, sono io. Sì, sì, infatti dicevo che sono anche musicista e cantante. Allora, come esercita un simbolo? Dicevamo prima, il mantra è pensiero che genera azione, quindi è un suono, un pensiero che produce delle realtà. L'archetipo che cos'è? L'archetipo sono varie definizioni, sono immagini primordiali della mente, sono immagini che sono già dentro di noi senza che nemmeno noi le conosciamo, e sono quelle che ci fanno reagire in un certo modo fin da piccoli al volto della mamma, al primo impatto con un cielo stellato, alla luna, al sole, insomma tutte quelle forme geometriche di base che ci colpiscono e ci emozionano senza nemmeno sapere per quale motivo preciso. Devo correre, devo andare. Secondo Jung, che è il filosofo più che psicologo che ha più trattato di archetipi, tutti questi archetipi esercitano su un inconscio collettivo. L'inconscio collettivo a oggi è stato trito e ritrito in varie forme, sotto vari nomi. Quali sono questi nomi? Li vedete, li avrete sicuramente almeno uno di questi che l'avete sentito: la memoria genetica, cioè il fatto che io non si sa perché ho le stesse abitudini del mio bisnonno, del mio nonno, gli stessi gusti. Gli IRM, che sono i meccanismi innati di reazione, che sono praticamente le reazioni della tartaruga che uscita dall'uovo sa che deve scappare più velocemente possibile verso il mare. Chi gliel'ha detto se era dentro un uovo? Lo sa, punto.
La teoria del caos, il battito di farfalla, di ali di una farfalla da una parte del mondo provoca un terremoto da un'altra parte del mondo. La legge dell'attrazione, questa poi ci hanno costruito interi imperi letterari. Scusate se sono critico, ma a volte c'è chi ci marcia tanto sulle cose e chi è appassionato di queste cose ne soffre. Quindi vabbè, la legge dell'attrazione l'abbiamo detto, la sincronicità, il sincrodestino, qui vicino a un discorso invece buddista, orientale, quindi un caso che non è caso, ma è un'intelligenza che ci guida attraverso la legge del karma, attraverso le nostre azioni, le nostre scelte, e non soltanto le nostre, ma anche quelle delle generazioni precedenti, verso un qualcosa che qualcuno chiama destino, ma il destino sapete che chiude molto le facoltà di scelta, mentre invece le scelte che noi abbiamo davanti a noi ogni volta sono infinite. E c'è chi dice che ad ogni scelta possibile noi in realtà le scegliamo tutte, ma in universi che si aprono in quel momento, quindi pensate quanti universi potrebbero esserci. E la matrix divina, la matrix divina, la matrice divina praticamente è, immaginate quel, chi c'era prima che ha visto l'immagine dell'universo visto da molto 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 lontano e molto 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 in grande, è una rete neurale che sembra la rete del nostro cervello e che praticamente penetra sia nell'infinitamente grande sia nell'infinitesimamente piccolo. La ricerca suggerisce che la nostra mente non può essere soltanto rinchiusa nel nostro cranio, cioè nessuno di noi pensa che la nostra mente, il nostro pensiero si fermi qui. Questo perché? Perché molte volte c'è quello che noi chiamiamo sesto senso, abbiamo una percezione, ci viene in mente una persona che guarda caso giriamo l'angolo del centro commerciale e ci viene in fronte. Quindi c'è quel qualcosa in più che tutti percepiscono, quel qualcosa in più che tutti percepiscono, che alcuni hanno chiamato magia, alcuni hanno decodificato in religione e via dicendo. Ricerche nuove le trovate sul progetto Coscienza Globale, è scritto qui in basso, sull'Istituto di Scienze Noetiche, dimostrano con delle misurazioni per la prima volta scientifiche, quindi fatte da calcolatori elettronici, che all'avvenire di determinati eventi come un terremoto o un attacco terroristico o qualcosa che impatta emotivamente su tanta popolazione, le macchine segnalano qualcosa, quindi c'è qualcosa che viene percepito dalle macchine, quindi probabilmente, come dicevamo prima, questa coscienza collettiva c'è davvero, cioè noi pensiamo di essere 7 miliardi, 8 miliardi, adesso non so se nel frattempo siamo diventati 8 miliardi e mezzo, però, o 9, però in realtà sembrerebbe che la mente è una soltanto, e gli stessi saggi dell'antichità da dove attingevano le loro conoscenze? Cioè, molte volte erano persone semplici, a volte dicevano vabbè, che vedevano i santi, a volte gli angeli, a volte la Madonna, a volte le divinità in Oriente, a volte gli alieni, ognuno si è fatto un po' la sua immagine, però tutti questi grandi della storia da qualche parte hanno attinto. Io lo chiamo il grande internet, perché mi piace questa idea, c'è un grande internet a cui io faccio la ricerca, accedo e riesco ad arrivare a determinate conoscenze. Rupert Sheldrake, un biologo, ha accennato al campo morfogenetico, che cerca di spiegare attraverso una specie di campo energetico, che però ovviamente è difficile da misurare secondo le concezioni meccanicistiche, quindi si va sul quantistico, quindi anche lì sul quantistico purtroppo c'è chi costruisce di tutto, perché ovviamente non lo si può dimostrare, vai tu a dimostrare che un fisico quantistico sta dicendo una fesseria. Comunque cerca di spiegare il perché una foglia nasce foglia, il perché da un seme nasce solo quella pianta, il perché sembrerebbe che più diventiamo vecchi più i nostri ricordi vanno all'indietro, come se i nostri ricordi man mano che si formano vanno da qualche parte e poi noi quando diventiamo vecchi allora ne attingiamo, oppure il motivo per cui la 101esima scimmia, ci sono una centesima scimmia, ci sono 99 scimmie che da una parte del mondo imparano a fare una determinata cosa, dall'altra parte del mondo la centesima scimmia non si sa perché la sa fare, e si rientra nel discorso dei meccanismi innati di reazione. Vi direte, cosa c'entra questo coi simboli? C'entra perché rientra tutto nella stessa famiglia. Pensate che addirittura questi, che sono figure molto semplici, sto accelerando perché sennò tolgo troppo tempo a Beatrice, ma tanto si sta riempiendo, quindi alla fine il pubblico maggiore se l'avrai tu, quindi ti va bene.
gli esperimenti di Emoto, anche lui scomparso, dimostravano come sulle molecole dell'acqua determinate frasi, parole, suoni producessero forme diverse. Vedete, ad esempio, la prima riga in alto sono tutte parole abbastanza d'amore, quindi saggezza, compassione, grazie e amore. La parte bassa invece sono ti uccido, pazzo, quindi rabbia, oppure musica diciamo più veloce, più adrenalinica, se vogliamo. Ovviamente che il fatto che l'heavy metal, io ascoltavo i Manowar, di adrenalina è vero, cioè, quindi se io ascolto musica classica al massimo mi viene una brezza di aria fresca in estate, però effettivamente produce qualcosa questo suono, la musica dà delle emozioni, ecco perché quando stiamo in un determinato stato andiamo a cercare una determinata musica e viceversa. Questo perché? Perché, come dicevo, il Tao della fisica è stato uno dei primi libri che ha cercato in modo scientifico di far capire come le antiche conoscenze in realtà fossero già presenti, nonostante noi oggi con altri mezzi andiamo a ricercarle. Quindi di pari passo diciamo che antico e moderno possono arrivare alle stesse verità proprio perché poggiano sulle stesse intuizioni. Quali intuizioni? Quelle che parlano attraverso i simboli, quelle che parlano attraverso gli archetipi. Tutte le cose eternamente ritornano e noi con esse, e noi fummo già eterne volte e tutte le cose con noi. Friedrich Nietzsche, il mio filosofo preferito. Questa frase è diventata il mio mantra personale, cioè da quando ho 16 anni questa frase l'ho impressa, tatuata a fuoco, non sulla pelle ma all'interno. Il tempo, secondo tutte le dottrine esoteriche, non esiste, è una grande illusione, ma in realtà è tutto si svolge in un eterno presente. Il tornare è il movimento del Tao, il Big Crunch che dicevo prima, l'andare avanti e tornare indietro, il girare, la ruota, il circolo. Conoscere è ricordare. Ho quasi finito. Archetipi ed elementi. Quali sono gli archetipi? Quindi le figure primordiali che ognuno di noi porta dentro di sé e che lo fanno reagire emotivamente in determinati modi e che in tutte le culture del mondo si ritrovano. Sono quelli legati agli elementi. Fuoco, aria, acqua e terra. Legati alla terra ci sono i simboli del labirinto e della spirale. Ovviamente i percorsi iniziatici sciamanici molte volte utilizzano il labirinto o le caverne o i cunicoli nelle caverne proprio per far indicare il passaggio. Quindi io entro in un modo all'interno di quel labirinto e attraverso di quel labirinto ne esco trasformato alchemicamente. A meno che il computer non si blocchi. Terra, acqua. L'acqua diciamo che è il simbolo che a Astrigarium ricorre di più. L'anno scorso e gli altri anni eravamo a Pisonia, avevamo il lago, quest'anno siamo a poche centinaia di metri in linea d'aria dallo stesso posto, ma siamo sulla sponda diversa dello stesso lago, della stessa acqua. L'acqua è associata come simbologie alla donna, all'elemento femminile, la luna, il triangolo con il vertice verso il basso, vertice verso il basso che all'avvento delle società maschili è stato semplicemente girato verso l'alto ed ecco che lì è arrivato un bel triangolo all'insù, magari ci metto anche un occhio e allora ci faccio l'occhio onniveggente di tutte le culture esoteriche, soprattutto della massoneria, ma anche comunque cristiano-cattoliche, in molte chiese trovate questo simbolo. I simboli invece materiali legati all'elemento femminile, quali sono? La coppa, il calice, il calderone, il Graal e l'acqua santa, sono tutti simboli legati comunque al femminile, come simbologia diversa ovviamente, purificazione, subconscio, notte, la dea, le emozioni e lo specchio. L'aria, elemento maschile, il triangolo con il vertice all'insù, il pensiero, la mente logica, la razionalità, come dicevo all'inizio, femminile più emozionale, maschile più razionale. In Egitto era raffigurato da il Ba, che era l'uccello migratore, che dopo la morte si allontanava dal corpo. Qui vedete la dea Iside che
adesso non vorrei dire una fesseria, però sono due le cose, o sta dando, adesso non so, l'ho presa velocemente oggi perché ho finito oggi la presentazione perché sono stato veramente impegnatissimo, però sta trasferendo lo pneuma, l'anima, l'aria al faraone. Molte volte lo fa Ptah con il rito dell'apertura della bocca, in quel caso si parla di conoscenza, in questo caso è più un discorso legato alla vita. E poi c'è il fuoco che fa capo alla festa che si festeggia in questo periodo, che è Beltane, rappresenta la luce, la vista, l'energia, la trasmutazione, da cui poi l'alchimia, che è la prima chimica, il serpente e la kundalini. Gli oggetti che si utilizzano nelle ritualità sono le candele, la spada, il braciere, l'incenso e il vino. Le festività legate al fuoco sono appunto Beltane, Samhain, che molti di voi conoscono come il trio dei morti dei santi, o come Halloween, o come Samonio, Imbolc e Lugnasnal. Allora, ho aggiunto anche Imri là in alto, perché c'è stato chi ha ipotizzato che la scritta sulla croce di Cristo non significasse Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, ma significasse qualcosa che iniziava con Ignis Novat Rerum, eccetera, eccetera. Quindi praticamente era un forte significato alchemico di come il fuoco rinnova ogni cosa, un po' come la fenice che muore e dalle sue ceneri rinasce. Alchimia, non sto a leggervi tutta questa pappardella di Demeter Trismegisto, ovviamente ciò che è basso come in alto, ciò che è nel piccolo come nel grande, microcosmo, macrocosmo, quindi ritorna. Chiudo semplicemente con questo, abbiamo parlato di simboli, i talismani cosa sono? I talismani sono dei simboli che diventano oggetto, a cui si dà un significato e un potere e che, siccome gli si dà significato e potere, esercitano, sempre tramite il pensiero che io trasferisco, un potere che per alcuni è magico, per alcuni è mistico, per alcuni è religioso, ma è talmente importante il discorso talismanico che l'amico Robert Boval, insieme a Graham Hancock, ha scritto un libro, Talismano, dove addirittura arrivano a far vedere le piante delle grandi città come New York, Parigi e Londra, nonché Roma, ovviamente, come dei veri e propri talismani. Questo perché? Perché venivano costruiti in un certo modo per cui avevano un determinato significato. E questo ovviamente, se milioni di persone visitano una città ma anche non ne conoscono il significato, quella città comunque acquisisce in un certo senso potere. Tant'è che anche qui vi suggerisco, se avete voglia, di leggere il libro di Robert Boval scritto con Sandro Zicari, che ho avuto modo di ospitare alla Candei in Toscana, che si chiama proprio L'eresia Vaticana, dove si fa vedere come il Papa dell'epoca in cui fu costruita Piazza San Pietro, in realtà in un periodo in cui venivano messe in carcere e nonché bruciate le persone che dicevano che la Terra ruotava intorno al Sole, ha ricostruito e ha permesso, forse inconsciamente, ma non credo, perché è lunga la storia, dovete leggerlo, di rappresentare proprio nella Piazza San Pietro il sistema eliocentrico, quindi con il Sole e intorno ai pianeti. Non vi sto a spiegare altro, suggestioni. Talismani nella storia, vado veloce, la svastica, ne hanno parlato tutti, non stiamo a dirlo, simbolo rovesciato, diventato simbolo di morte, da simbolo di vita, simbolo solare, diventato simbolo di oscurità. Le effigi sugli scudi con cui si andava in battaglia, il disco solare dell'Aton, l'eresia del faraone Akhenaton, che a un certo punto in una società egizia dove per millenni si erano venerati tante divinità, arriva e dice esiste un unico dio, Aton è il suo nome, il disco solare è il suo simbolo. L'occhio e il triangolo di cui abbiamo parlato prima, e qui ho fatto un'associazione molto bella, perché vedete il simbolo dell'occhio onniveggente collegato, diciamo messo in correlazione con la Helix Nebula, che praticamente è oggi visibile nei nostri telescopi e sembra veramente un occhio, molti la chiamano la nebulosa dell'occhio di Dio. Però oggi, vabbè, ormai oggi non se ne usano più di talismani, tant'è che vedete che i nostri politici sono lì, tutti belli, vestiti uguali, si guardano, sorridono e non c'è nulla di strano, giusto? Vedete qualcosa? Il simbolo sopra.
La bandiera, la cos'ha? Sembra un occhio, ma... Dite? Questo? Già. Questi qua ci prendono in giro sotto il naso. Sì. Questi qui hanno preso il controllo di tutta l'Europa e si sono messi sotto la protezione di un simbolo che è un occhio onniveggente della tradizione che arriva dall'antico Egitto. Cioè, quindi pensate quanto sono tradizionalisti, nonostante siano di destra, di sinistra, di centro, sono tutti tradizionalisti. Quando si parla di potere c'è una sola, un unico Dio, tant'è che la piramide del dollaro al vertice staccato, sotto può succedere quello che volete, tanto sopra ci siamo noi. E quindi questo è il talismano che oggi abbiamo purtroppo sotto gli occhi tutti i giorni, e non vado oltre, sennò mi linciano. Domenica alle 4 vi aspettiamo sul palco centrale, perché avremo numerosi ospiti, dallo stregone fino all'archeologo, e approfondiremo, faremo una conferenza sugli dei maschili, le sacre unioni, la festa di Beltane, tra archeologia, culti e tradizione. Io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato, e vi invito a visitare il sito acam.it anche sul social network. Beatrice, scusami che ho rubato un'ora, no dai, 40 minuti, 5. Aspetta che mi metto sotto l'occhio, così almeno dico che sono 30 e mi credi. Ok. Allora, lei è Beatrice Emma Zamuner, dottoressa Beatrice Emma Zamuner dell'Università degli Studi di Firenze. E vi, siccome allora io non sono l'accademico, ma sono stato quello noioso, adesso arriva l'accademica e è più leggera, fa niente. Guarda, devi usare questo mouse perché quello non funziona. Quindi vi lascio con Beatrice e grazie. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Allora, io so già che devo andare veloce come il suono, visto che si è abbastanza dilungato. Allora, quello che presento stasera è... Allora, mi scuso intanto che sto seduta e ho gli appunti più che altro, perché è un abstract, un estratto da una ricerca che c'è adesso in corso, un progetto di studio all'Università di Ferrara, che tratta la semiotica della mitologia dall'epoca preistorica al periodo moderno. Quindi comunque molte di queste slide, di quello che vi dirò, mi è stato fornito gentilmente, anche perché questo è anche un modo da parte degli accademici di entrare, come diceva prima Enrico, in contatto con il mondo delle teorie alternative, perché di fatto si convive, e tante volte anche quello che la gente conosce non proviene dall'ambito accademico, ma proviene da questi fantarcheologi, dai ciarlatani, insomma, li chiamiamo un po' in tutte le varie forme. Allora, molte cose che dirò stasera, no, forse qualcuno dirò stasera, magari l'ha già detta Enrico, quindi posso abbastanza trascorrere. Allora, la prima cosa che mi viene in mente quando, dal punto di vista accademico, ci approcciamo a delle tematiche come miti, archetipi, simbologia, divinazione, è il fatto di non ritrovare dei riscontri. Da storici, da archeologi, noi di solito ci basiamo su quello che è la concretezza, cioè quello che il nostro studio, l'osservazione diretta di un dato, ci può dare. Ovviamente le teorie alternative tante volte si basano su supposizioni, su credenze, su metodologie nemmeno scientifiche. Il riscontro scientifico è una grandissima invenzione di 500 anni fa. Lo stesso Galileo, per quanto fosse stato considerato un pazzo, le sue teorie le fondava su un rigoroso metodo scientifico. E parlare di questi argomenti dal punto di vista scientifico risulta un po' difficile. Da quando io ho messo a posto aspirazione demagogica, perché da quando c'è come capo, cioè io lo chiamo capo di Stato, però al capo del governo c'è Renzi, la parola che è più inflazionata ultimamente è demagogia. Si parla di populismo, demagogia, eccetera, eccetera. Questo per quale motivo? Perché si tenta di convincere la gente facendo leva sull'emotività. Quindi si evita tante volte un confronto logico e razionale, che di fatto è quello che manca a chi tenta di dare un'interpretazione a termini quali miti, ma
spiegandoli anche dalla loro genesi, la formazione all'evoluzione. Quindi per questo. Gli accademici di fatto possono sembrare anche abbastanza noiosi, perché dicono voi effettivamente non risultate nemmeno interessanti, ma è vero, perché tante volte la gente preferisce credere a quello che è più affascinante che a quello che magari è riscontrabile in maniera tangibile, ma non è, cioè non gli ci si può fantasticare abbastanza sopra. Per quanto riguarda i miti, però andiamo velocissimo, tanto slide molto semplici con poche parole. Allora, quando noi parliamo di mito, vorrei chiedere a un paio di persone a caso: il mito secondo voi è un mito, il mito antico, quello dei greci, il mito legato all'archetipo primordiale, o è il mito per come ci viene venduto adesso nella contemporaneità, nella modernità, con l'avvento dei social network, con lo spopolamento dei mass media? Questo crea un grandissimo divario concettuale che separa ancora di più l'ambito accademico da quello delle teorie alternative. Anche perché, io non so se avete riconosciuto la slide, anche perché tante volte non c'è la possibilità di dare una spiegazione tangibile, anche noi storici facciamo fatica, perché effettivamente sapere come la pensavano 3.000 anni fa, a meno che non ci siano delle fonti scritte o comunque delle testimonianze dirette, non possiamo di fatto inventarci le cose, la nostra interpretazione. Questo qui è un frammento di un affresco nella grotta di Lascaux in Francia, che è uno dei più famosi, forse dal primo non lo so, non direi una cavolata, testimonianze di pittura parietale. Questo qui l'ho messo per quale motivo? Perché in una primissima lezione che feci di paleontologia, il professor Martini, che all'Università di Firenze per di più è uno dei più grandi studiosi attualmente delle incisioni rupestri a Capo di Ponte, una studentessa gli chiese: ma noi sappiamo, ci hanno lasciato detto che cosa rappresentano quelle immagini, che da un punto di vista grafico per noi moderni sono interpretabilissime. E lui disse: no, effettivamente è impossibile. Non esistendo la scrittura, non c'è stato tramandato nulla su quello che era l'universo concettuale di quelle persone. Allora, andando molto veloce sulla terminologia che gli accademici di fatto, come si dice, non accettano, però riescono a condividere. Quello dell'archetipo. Gli archetipo, come diceva anche prima Enrico, sono modelli interni che parlano direttamente all'anima, alla struttura psicologica umana, e contengono un significato universale. Trovano la realizzazione attraverso i miti e le leggende. Una leggenda è un racconto che spiega con la fantasia quelli che sono fatti reali, particolari, curiosi, di fiori, uomini e animali. Lì ho messo due slide, una è quella della spada nella roccia, che tutti quantomeno da piccoli avrete visto, c'è Semola che tira fuori la spada dalla roccia, e questa qui invece è la spada che c'è realmente a San Galgano in Toscana. Non so se qualcuno è stato a vedere quella chiesa senza tetto, meravigliosa, se avete possibilità andate. Quindi la leggenda di fatto ha questa funzione, quella di prendere un fatto reale e di raccontarlo in maniera fantastica. L'archetipo di fatto come si sviluppa? Si sviluppa attraverso delle immagini cognitive primordiali che sono rappresentate mediante delle forme, un insieme di forme, il simbolo, un insieme di simboli e forme va a creare il mito. Del mito propriamente detto, perché in questo caso ho analizzato il mito quello greco, perché comunque la mitologia fa parte di fatto di un pensiero mitico ancestrale, che lo ritroviamo sia nelle culture preistoriche che nella Mesopotamia, anche negli Accadi, insomma, e soprattutto nel periodo romano ed etrusco si vive di queste credenze, tra virgolette. È un racconto sacro ed esemplare che si rifinisce ad un avvenimento del tempo primordiale e fornisce all'uomo un senso per il suo comportamento.
Il mito affascina, evoca sentimenti ed immaginazione, esplora temi, motivi del patrimonio umano collettivo. Quando ho detto, torno indietro, evoca sentimenti e immaginazione. Vi faccio un esempio, un dado. Avete presente il dado con il quale giocate? Un dado ha 6 facce e ogni faccia ha una serie di puntini. Se noi decontestualizziamo questi puntini e vedessimo, che ne so, 3 puntini messi insieme, noi non sapremmo mai che stiamo facendo riferimento a un dado. Serve un'immagine, sì, ma contestualizzata in una determinata situazione. 3 puntini in fila orizzontali di fatto non mi dico niente, anche perché il 3 nel dado, in quanto mi ricordo, deve essere in verticale. Quindi è proprio il simbolo che deve essere gestito, deve essere contestualizzato in una determinata situazione. Il simbolo però ha una grandissima, secondo me, pecca, che è quello di essere ambivalente, che c'è una parte conscia che noi riconosciamo non appena il simbolo ci si propone, che può essere un simbolo grafico, un simbolo sonoro, ma una parte che invece deve essere codificata dal nostro inconscio. E la stessa tipologia del simbolo può essere positiva o negativa. Per esempio, qui ho messo 2 immagini. La cosa che c'è in comune è il fuoco. Il fuoco, se noi lo vediamo dentro un camino con magari le ghirlande di Natale attaccate sopra, ci può dare un senso di caldo, di familiarità, eccetera, eccetera. Se invece vediamo una casa, un bosco in fiamme, crea un senso di paura. E questa è l'ambivalenza del simbolo. E questo porta a cosa? Porta nell'epoca moderna a trovare dei simboli, quali la svastica, che ormai sono inflazionati, ad essere avulsi completamente dal contesto di origine e dalla formula iniziale con le quali sono state create. Quindi il simbolo di fatto cosa rappresenta? Il simbolo è un'unione fra il concetto e la figura e sintetizza ed evoca una determinata situazione. Andiamo avanti. Oddio, qui mi si è sballato tutto quanto. Questa qui era una slide per far capire che molto spesso, soprattutto i simboli, anche faccio l'esempio della svastica, lo ritroviamo in Cina come lo ritroviamo in India, come lo ritroviamo per esempio, e non vi ho fatto tutto l'elenco delle foto, nella cultura etrusca, cioè sono pieno di monili e di incisioni fatte a svastica. Per quale motivo? Questo ci fa capire che più culture nello stesso momento hanno sentito l'esigenza di creare delle forme espressive, in questo caso sono quelle simboliche, e contestualmente magari a distanza anche geografiche. Quindi tanti studiosi si sono domandati come mai la stessa formulazione in tante culture differenti. E questo è il percorso, cioè un'esperienza sensibile, che è quella propria dell'individuo, che porta a una concettualizzazione e successivamente a una rappresentazione che può essere figurativa oppure sonora. Allora, vado avanti molto velocemente. Allora, questa sera tratterò di 2 simboli principali, almeno quelli che in pochi non studiato, però sono i meno famosi, sono quelli della spirale e quello della simbologia dell'albero. Allora, qui vi ho messo 2 testimonianze archeologiche. Uno è un affresco con pane e fichi che in parte si è conservato al museo di Ercolano, ovviamente sono datati ante 79, è comunque il momento dell'eruzione del vulcano, e dei resti di pane carbonizzato che sono stati ritrovati nel sito archeologico di Ercolano. Questo perché? Perché stiamo parlando appunto della spirale. La spirale, nel fare la ricerca, ho trovato che è un simbolo molto usato nelle testimonianze materiali della realtà contadina di antico periodo. Anche adesso, per esempio, nel sud dell'Italia ci sono tradizioni folcloristiche dove comunque la panificazione rappresenta anche uno probabilmente degli omaggi che l'uomo dà alla chiesa in questo periodo, perché le divinità non ci sono più, dove la spirale viene raffigurata. E anche il tema del pane,
che noi adesso lo vediamo come un alimento di sussistenza, in epoca antica aveva delle peculiarità molto più importanti, molto più fondate. Per esempio, io vi ho messo tre esempi: il buco di Motta Santa Anastasia a Catania, tutta la panificazione con il simbolo della... Allora, vedete là sopra, è il motivo della spirale. In questo esemplare non c'è la croce, perché di solito veniva tracciata una croce all'interno. Poi abbiamo la doppia spirale del pane di Monica a Ragusa e poi quello là in alto sulla destra a Santa Croce Camerina, sempre a Ragusa. A questo punto ci si chiede che cosa può raffigurare questo simbolo della spirale. Allora, innanzitutto il fatto che, per esempio, questo qua sotto ci sia la direzionalità opposta può ipotizzare, che ne so, la fusione di due elementi gemellari, un po' come nella figura del Yin e Yang. La spirale comunque rappresenta la genesi, il vissuto e la morte, quindi comunque il cerchio della vita, la linea della vita. C'è anche tutta una trattazione della Jin Butas che ha citato prima Enrico, che parla appunto di questa ciclicità dell'essere umano. Ovviamente l'uomo, prima di inventare, che poi non è inventato, prima di sentire l'esigenza di rapportarsi alla simbologia della spirale, ovviamente cosa ha fatto? Ha osservato la natura. Abbiamo per esempio la lumaca, il nautilus, abbiamo la spirale creata dai petali della rosa, quindi comunque nella realtà l'uomo ha decodificato i messaggi che vedeva, li ha fatti propri per dare delle risposte a determinato tipo di esigenze. Qui andiamo un po' più sul tecnico, ma andiamo molto veloci. Questo qui è un motivo spirale che abbiamo nel tempio di Tarxien a Malta, nell'area archeologica di Tarshen, archeologico scusate. Poi abbiamo dei motivi a spirale dipinti sulla tomba 3 di Safara Larga Buonuovo a Sassari e un'incisione fatta su una lastra tombale. L'abbiamo sotto su un vaso a spirale a Festo e nel vasellame egizio pre-dinastico. Quindi comunque vedete come lo stesso motivo è rappresentato in più contesti geografici e in ambiti cronologici completamente diversi. Qui siamo a Siracusa, sono due portelli di tomba che provengono dalla necropoli di Castelluccio di Noto. Vedete che sono due tipologie diverse, però il motivo di fatto rappresenta questo lo stesso. Probabilmente il fatto di essere posto davanti a una sepoltura dava appunto questa risposta, il fatto che comunque la vita in questo momento si sta chiudendo, ma ovviamente per le credenze prima o poi riparterà con la risurrezione. Qui siamo in alto, siamo ad Otranto, il museo, se avete occasione di andare giù in Puglia mi raccomando andate a vederlo perché è meraviglioso, tutto l'albero della vita su 120 metri. E poi abbiamo le decorazioni fittili di San Michele di Ozzare sempre in Sardegna e ecco, qui invece arriviamo in Val Camonica. Arriviamo in Val Camonica, su in alto a Bassamagnolo Ciarandolo, abbiamo la raffigurazione, dei figure antropomorfe con segni di spada, di scudi, gli accetti così, e anche la spirale. Probabilmente, come c'è scritto, ha una simbologia cosmologica. E quello che gli studiosi iconografici attestano come evoluzione della spirale è appunto il labirinto. Questo qui è un disegno di una coppia di labirinti dell'età del ferro che è stata rinvenuta a Pompei all'interno, come c'è scritto lì, della Domus di Lucrezio. E c'è un'iscrizione che è Labirintus hic habitat Minotauris, vuol dire nel labirinto qui ha abitato il Minotauro. E qui andiamo a collegarci con la leggenda o col mito, per come vogliamo chiamarlo, nella leggenda del Minotauro greca. Andiamo avanti, torno indietro. Ecco, una cosa interessante che ho trovato è che il motivo della spirale, come dicevo prima, legato al contesto rurale, al contesto agricolo, soprattutto nelle zone del sud Italia,
viene raffigurato o viene riproposto nei movimenti di danze tipiche. Questa qui è una foto che è stata fatta nel 2013 a Petralia Sottana, Palermo. È la festa, dirvi la verità, non me la ricordo, nel San Giuseppe, mi pare. E ci sono queste coppie, uomini e donne, che hanno dei nastri colorati e a spirale si girano attorno a questo palo fino a ricongiungersi con chi ha il nastro rosso con il nastro rosso. Un altro video, cioè un'altra testimonianza è questa, se parte, sì, e vedete che durante una processione per San Teodoro, non parte, ma va bene, ma non importa, ma vabbè, fa nulla, niente, ci sono questi portatori di, cioè questa statua della Madonna, che prima di entrare in chiesa o quando, sì, ecco, vedete, compiono uno, due, tre giri. Oramai il discorso è che quando si parla di feste, tradizioni folcloristiche e così nell'era 2.0 è anche difficile capire quale effettivamente fosse il significato originario, e anche noi da turisti faremo effettivamente fatica a capire anche tutte le implicazioni simbologiche che ci sono, però sono veramente dei substrati culturali che rimangono. Questo per spiegare anche che, infatti lo vediamo qua, che soprattutto nelle manifestazioni folcloristiche tradizionali abbiamo delle riproposizioni di tecniche magico-rituali di propiziazione, di un'armonica vicenda stagionale e di protezione. Infatti anche noi quando andiamo, chi va in chiesa o chi dice la preghierina, dice il rosario, o chi si vota un santo, lo fa per un qualcosa, non lo fa per pura fede. Nel 99% dei casi che sono la prima, fa riferimento a un rituale preesistente, una forma di comunicazione e di espressione, e lo scopo è il mantenimento delle relazioni sociali, delle istituzioni e della gerarchia degli status. È di fatto un'organizzazione della memoria. Un altro argomento sul quale volerò è quello della figura dell'albero. La figura dell'albero, più che altro l'ho inserita per il contesto dentro il quale siamo, perché comunque il druidismo, i Celti hanno un grandissimo rapporto di simbiosi con la natura. Qui vi ho messo degli esempi di raffigurazioni che dell'albero non sono stati fatti, indipendentemente dal significato che gli si dava. Allora, in alto abbiamo l'albero celtico. Abbiamo in alto a destra l'albero sciamanico dell'Olmechi, l'albero della vita, questo qua sotto, che poi rivedremo anche in un rilievo di epoca babilonese, e lì in basso l'albero egiziano. Qui abbiamo delle raffigurazioni artistiche, perché comunque poi nel corso del tempo l'albero della vita, l'albero cosmico, l'albero universale, un po' l'hanno chiamato poi in tutte le forme, rappresenta quasi una solidità dell'individuo umano, ma semplicemente per quale motivo? Perché la si è presa dal passato, è stato un insegnamento, è stata tramandata dai nostri avi. Questo è l'albero della vita di Otranto, di quale vi parlavo prima. Questo è appunto la Genesi con Adamo ed Eva. Andiamo avanti, qui non si vede, si è un po' sblindato. Nel Naturalis Historia Plinio il Vecchio scrisse, e qui mi attacco anche proprio alle cerimonie dei druidi. Nel sesto giorno dopo il solstizio d'inverno, i druidi si avvicinavano alla quercia indossando vesti candide e conducendo alla cavezza due tori bianchi. Il capo dei sacerdoti saliva sull'albero e usando un falcetto d'oro tagliava i rami del vischio che venivano raccolti in una pezza di lino immacolata prima che cadessero a terra. Poi, immolati due animali, pregavano per la prosperità di quanto avrebbero ricevuto in dono. Questo ci porta anche alla tematica del bosco, il fatto come sede, come casa, come dimora delle divinità. E infatti, qui vi ho messo un'incisione di fine Settecento, dove c'è c'è la raffigurazione del Gorsedd, che è il rito bardico e druidico di origine gallese, e qui di fianco adesso è conservata al Museo di Parigi, però è un falcetto in ferro,
di Chalon-sur-Saône in Francia, che era uno di quelli che veniva utilizzato per cosa? Per tagliare queste propizzatorie frange di mischio. Andiamo avanti, questa è una testimonianza del secondo secolo avanti Cristo, quindi siamo quasi nel 300 avanti Cristo. È un albero cultuale attorno al quale si facevano, si svolgevano probabilmente dei riti religiosi o magici, gli storici sono abbastanza non concordi. È interamente costruito in legno, oro e bronzo, ed è una cosa che risale effettivamente a quasi 2400 anni fa. Questo qui invece è il famoso Irminsuld Sassone, del quale vediamo un basso rilievo che è stato scolpito nella foresta di Teutoburgo. Questo perché? Perché nel 772 Carlo Magno, che noi riconosciamo come grandissimo sovrano dei Franchi, quando arrivò in Europa, vide che comunque molte culture erano ancora legate al paganesimo. Lui invece era un sovrano del Sacro Romano Impero, lui era l'imperatore investito da Gesù Cristo, non poteva permettere che ci fossero queste situazioni culturali completamente divergenti. Allora cosa fece? Decise di distruggere tutti quelli che erano i simboli che rappresentavano le divinità per le culture. Questa qui era della cultura degli Angri, che era una tribù sassone, e al posto dei luoghi sacri fece erigere delle basiliche. Noi siamo sempre portati a vedere bene i conquistatori, però anche del male. Degli alberi sacri ne parla per esempio la Chanson de Roland, della quale qui ho preso una miniatura. Infatti voi vedete che a lato di tutta la camera di cavalieri e prima della tenda vi sono queste spighe, per il semplice fatto che la spiga era la casa di una divinità proprio dei Franchi, e tramite quella si creava la sussistenza per tutto l'esercito, che era appunto il pane. Andando avanti molto velocemente, sempre con l'albero sacro, poi divenne caro ai greci per ci sono due o tre divinità legate al mondo della nautica, soprattutto con il legno di faggio e di olmo venivano costruiti i tre remi. Infatti noi vediamo quanto fosse importante questo loro utilizzo di un materiale sacro per un elemento come quello della nave, che a loro serviva per andare a conquistare terre lontane, che veniva riproposto dove? Nei mosaici e nella pittura vascolare. Qui abbiamo poi altre tipologie dell'albero sacro, ma andiamo avanti. Questo qui è l'albero sacro raffigurato nel rilievo di Assur, che siamo quasi nel 1000 avanti Cristo, è un rilievo meraviglioso che è conservato al Museo di Berlino. Quindi vedete che comunque le testimonianze sono differenti, tutte circolano attorno, vanno a focalizzare l'attenzione su una figura primordiale che è quella dell'albero. Qui abbiamo delle stele protofelsine, quindi siamo a Bologna nell'VIII secolo avanti Cristo. Qui non ve lo so spiegare, quindi sono attestazioni che abbiamo nel 900 avanti Cristo in Italia, nella zona fra Marzabotto e Bologna. Nel corso del tempo, tramite i miti, si è avuta la visione umana dell'albero. Il dio Pan è un abitante degli alberi ed è una delle più grandi, una delle più importanti divinità che il mondo attico, più che greco in generale, ha. Qui abbiamo la riposizione, del Canova, dell'Apollo, di Daphne, il mito che conoscerete tutti. E questa invece è una parte leggermente più diversa, che proviene dallo studio di una dottoressa dell'Università di Roma, un'archeologa che ha voluto analizzare quello che è l'importanza del paesaggio e della natura all'interno di un contesto mediatico. Ha analizzato, per esempio, come il Medioevo veniva raffigurato nei fumetti. In questo caso, per esempio, abbiamo, io non ne conosco neanche uno, a parte un paio di quelli che ho visto, qui abbiamo il Prince Valiant, non so se qualcuno conosce questo fumetto. In questo fumetto la natura è funzionale alla storia narrata. Infatti noi lo vediamo che si sta lanciando, per esempio, da questa torre
nello stagno, la scena poi riparte da sopra, lui è lì nello stagno che sta tentando di sopravvivere, infatti non si vede la slide, cioè la scena di fianco era, lui era sott'acqua con una cannuccia che aveva appena costruito da una fronda di un salice che cadeva nello stagno. Poi abbiamo qui sotto una zona del bosco, probabilmente la più misteriosa, dove lui sta tendendo un agguato. Abbiamo poi invece tutto il ciclo di Artun Epopea Celtica, è un fumetto del 2002, dove il paesaggio viene raffigurato, la natura stessa viene raffigurata in dimensione onirica. Vedete che sono pochi gli elementi vegetali che sono raffigurati, quanto invece viene sottolineato l'aspetto più magico, infatti anche Stonehenge è in primo piano e vi è questo bagliore che di fatto lo illumina. Abbiamo poi una natura benigna nell'immagine successiva. In Robin Hood, è un fumetto del 1952, quindi vedete quanto è vecchio, la natura, il bosco, è il luogo dove il tutto è possibile, è un luogo di protezione, è un luogo di dimora, tant'è che molto dopo aver derubato i ricchi, Robin Hood cosa faceva? Prendeva, andava nel bosco e nel bosco distribuiva il denaro ai poveri. Andiamo avanti velocemente, questo qui è il fumetto caro a me, sono i Puffi. I Puffi vennero inseriti per la primissima volta nel 71 all'interno di un fumetto di Rolando e Pirulì, e successivamente poi presero strade di fatto abbastanza indipendenti. La natura del paesaggio dei Puffi cos'è? Una natura, come ho scritto sotto, atemporale. È un luogo di dimensione, qui c'è un errore di battitura, di dimensione magica. Poi abbiamo tutto il genere fantasy, dove la natura diventa secondaria, dove l'importanza è esclusivamente delle azioni eroiche di Conan, che è il massimo esponente di questo genere. Questo perché? Perché quando il genere fantasy nacque, siamo più o meno nel 1895, da un punto di vista culturale l'abbiamo in pieno romanticismo, periodo nel quale l'uomo viene sopravvalutato sopra qualsiasi cosa. Non c'è magia, non c'è religione, non c'è il tu per tu con le cose materiali, esiste solo l'io e il superio. Ecco perché anche la natura non è più funzionale a nessuna narrazione, nemmeno fantasiosa. Poi abbiamo la natura, per esempio, utilizzata nelle storie nei fumetti riguardanti i santi. Qui abbiamo un bellissimo fumetto di San Francesco, dove la natura è quella che riesce a fare da tramite per la miracolosità del santo. E poi andiamo avanti e poi insomma finiamo con la natura, che è stereotipo di positività, che è quella che siamo tutti abituati a conoscere nei classici della Disney. Allora, io con questo ho concluso. Questo qui soprattutto per la parte del, mi dispiace aver corso, però per far capire quanto ci possa essere di divergente, quindi non è mai un bene ascoltare una sola versione, però aprire la mente ed essere attivi e, come si dice, spugnosi, come lo chiamo io. Vi ringrazio e scusatemi anche per il soccorso. Grazie mille per essere venuti. Prima c'è stato un disguido tecnico, si è spostato l'iPad, stavo facendo la diretta, quindi ringraziamo che Mark Zuckerberg, se volesse finanziare Acam, lo può fare. Comunque grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Strigarium. Ci vediamo domenica pomeriggio, proveremo ancora una diretta dalle 16 dal palco principale, saremo quindi all'aperto e faremo una bellissima conferenza, come dicevo, sugli dei maschili, le festività e le tradizioni legate quest'anno, dopo 3 anni dedicate al femminino, quest'anno dedicato al maschile. Quindi grazie a tutti e Beatrice Zannoner di Coven Inverti, se volete su acam.it. Grazie.